eccoci qua, finalmente, primo vlog di sempre. Finalmente abbiamo deciso di cominciare con Nadia. Sempre avevamo un sacco di scuse, tipo non ci sentiamo pronti, non avevamo niente di interessante da dire, da fare, così. Oggi invece stiamo andando in Canada, a dire la verità non stiamo andando da nessuna parte, siamo bloccati alla dogana, ma lunedì è il nostro anniversario di, quant'è? 120 anni? E quindi niente, ci stiamo facendo una vacanza, un fine settimana in Canada, a Vancouver, che è 3 ore da Seattle, giusto per un weekend di 3 giorni fuori. E niente, benvenuti nel viaggio. Madonna, quante domande alla dogana, oh. Da dove venite? Cosa fate? Un fiorino? Madonna, oh. Più domande che all'esame di maturità. Che fate? Cosa fate? Quanto state? Dove state? Tutto il tempo lì state? Che cavolo. Vengo per il turismo. Avete portato niente? Avete portato, qualcuno vi ha dato qualcosa da portare? No, no, stavo venendo per... Come vi conoscete? Da quanto siete insieme? Da quanto siete presenti? Madonna. Basta. Hai visto quando tu dici che io ti faccio troppe domande? Ma infatti ero la donna. Dai. Se c'era un uomo mi diceva, oh, tutto a posto? Questo è sempre stato il mio sogno. Se avevo un bar, lo volevo chiamare il Barone. Penso che il mio amico Omar ne saprà qualcosa. La vista da qua è veramente spettacolare. Siamo in pieno downtown. E mappa alla mano. Credo che adesso andremo a fare un giro a piedi qua, più o meno. E stasera o domani andremo qua o verso Chinatown. Ci sono degli ottimi posti dove andare a mangiare. Oh. Allora, oggi, tempo permettendo, dovremo andare a un ponte sospeso che si chiama Capilano Suspended Bridge, qualcosa del genere. Tempo permettendo perché è abbastanza nuvoloso. Altrimenti Nadia sta cercando qualcosa di alternativo da fare, ma prima mi sa che dobbiamo andare a fare una buona colazione. Adesso, dopo il giro al ponte sospeso, siamo a Gastown, che praticamente è la parte vecchia della città di Vancouver. È famosa per tutti questi negozi che ci sono, gallerie d'arte, souvenir shop, tutte quelle cose lì. E, come ci fate caso, è tutto in stile
vittoriano, tipico di quest'area. E la parte più famosa sicuramente è quella che stiamo per andare a vedere adesso, che è il, l'orologio a gas, a vapore, anzi. E, credo che tipo emetta vapore quando ogni mezz'ora, ogni quarto d'ora. Adesso andiamo a vedere. Mamma mia, onestamente questo posto di dumplings era allucinante. Molto buono. Mamma mia, pazzesco. Io penso che potrei vivere a pork buns e nigiri di salmone. Io non ho bisogno di altro. Se c'è un posto nel mondo dove si fanno solo quelle due cose lì, io sono a posto. Quasi quasi qualche crepe alla Nutella, no, una volta. No, no, no. Io ho bisogno solo di quello e di giocare a pallone, basta. Grazie per la parte che mi tocca. Oggi è il nostro anniversario, no? E abbiamo detto giù alla reception che era appunto il nostro anniversario e abbiamo detto che eravamo youtuber, bla bla bla, e probabilmente hanno visto che ci abbiamo 40 follower soli e ci hanno dato lo spumante nei bicchieri di plastica e mezza torta. Cioè, dai ragazzi, aiutateci, cioè, iscrivetevi al canale, aumentiamo un po' questi follower, così la prossima volta ci danno, cioè, una torta intera perlomeno, cavolo. Dai, per i 10 anni vogliamo la torta intera. Eh sì, cavolo, per favore. Torta intera, questa torta qua è a metà, bicchieri di plastica, dai. Madonna, quanto sei nerd. Sono troppo nerd. Machine learning. Io quando entro in un negozio di libri voglio sempre comprare almeno 4-5 libri. E io vorrei poter entrare qua e poter assorbire tutto il sapere che c'è qua. Sai, tipo, avere un superpotere e fare... e aver letto un libro, sai, proprio una roba del genere. Guarda qua, machine learning, TensorFlow. Questi sono proprio i prossimi libri che voglio leggere. Fine settimana con questo.